Siamo con Alessandro Zanon, consigliere comunale di Teglio Veneto. Presentiamo il bando di concorso Premio Teglio Poesia, giunto ormai alla sua 15ª edizione. Come si articolerà quest'anno? Sì, il premio Teglio Poesia sarà suddiviso in due sezioni, quella italiano e lingue minoritarie, quindi dialetto, e quella dedicata alle scuole primarie e secondarie, la sezione Barba Zepp. Il premio, appunto, 15ª edizione, vedrà la conclusione e consegna lavori per il 22 febbraio del prossimo anno e la serata conclusiva finale per il mese di giugno all'interno del Festival Notturni Diversi. Il premio è in collaborazione tra Comune e Associazione Culturale Porto dei Benandanti. Nella sua giuria vede il presidente Gianmario Villalta, impegnato in questi giorni con Pordenone Legge, essendo lui il direttore artistico appunto di questa importante manifestazione. Da sottolineare, i laboratori con le scuole, proprio in questi giorni stiamo definendo con dirigenti scolastici e docenti le attività che vedranno coinvolti i ragazzi in questi mesi per la sezione appunto Barba Zepp. Sono arrivati tra l'altro i primi materiali proprio in questi giorni, una ragazza da Bologna, qui da Padova, quindi è un investimento importante, specialmente in un periodo così difficile anche per le casse del nostro comune, ma noi ci crediamo, pensiamo che questa sia la strada da percorrere e siamo convinti che i risultati arriveranno. Perfetto, ringraziamo Alessandro Zanon e Laura Lina alla redazione centrale.